Il giornalista aquilano Luigi Marra scomparso nel luglio scorso verrà ricordato martedì 8 maggio con tre iniziative assunte dalla delegazione aquilana dell'Accademia Italiana della Cucina e dall'Istituto Alberghiero a cui si sono affiancati l'Ordine dei giornalisti d'Abruzzo, il Rotary Club dell'Aquila, il Rotary Club dell'Aquila Gran Sasso, il Panathlon Club, l'antica e nobile Congregazione di Sant'Agnese e il pianeta Maldicenza. Il primo appuntamento è fissato per le 11.30 all'istituto alberghiero Leonardo Da Vinci in Pineta Signorini, dove a Gigi Marra verrà intitolata un'aula laboratorio di cucina. Nel pomeriggio alle 17.30 all'auditorium del Lancia in Via De Gasperi ci sarà un convegno per ricordare la figura di Marra, un giornalista che ha sempre tenuto a cuore le sorti della città, con articoli pubblicati da giornali locali e nazionali e partecipando alla nascita prima del periodico L'Aquila 7, poi di Abruzzo 7 e in alcune librerie aquilane si trovano ancora suoi testi sull'Aquila e il dialetto aquilano. Il terzo appuntamento riservato ai soci del club e agli ospiti avrà luogo nel ristorante Il Salone dei Granai della Bagione Papale dove verranno ricordate le varie iniziative organizzate da Gigi Marra e dalla moglie Maria Piarenzetti per far conoscere del mondo il nostro zafferano. La cena, tutta a base di questo prodotto, verrà cucinata dallo chef stellato William Zonfa. Se Luigi Marra fu il primo ambasciatore nel mondo dello zafferano, Zonfa è l'attuale, visto che ha girato e gira ancora più continenti per far conoscere questa ricchezza dell'aquilano. L'iniziativa è partita dalla delegazione aquilana dell'Accademia Italiana della Cucina, di cui Marra è stato per anni il responsabile, ottenendo incarichi nazionali, e dall'Istituto Alberghiero. Con cui più volte organizzò iniziative di cucina, puntando soprattutto alla valorizzazione dei giovani. Dopo il sisma del 2009, l'Accademia consegnò anche borse di studio agli studenti. Ma Gigi non si occupò soltanto di enogastronomia, schierandosi sempre in prima fila per difendere i diritti della città. E non si può dimenticare neanche la sua attiva partecipazione alla vita dei club service come Rotary e Panathlon, come il suo impegno per Sant'Agnese.